Lavorare e studiare all'estero significa anche avere un approccio bilingue verso il mondo. Certo, anche perché io credo che poi dipende che tipo di lavoro e che tipo di esperienza vuoi fare all'estero. Io personalmente sono una persona molto metodica, per cui non posso approcciarmi a livello lavorativo, a livello professionale, in un modo ampio e alto, come piace fare a me, parlando e avendo una conoscenza limitata dell'inglese, nel mio caso, comunque della lingua con la quale devo comunicare. Quindi sicuramente prima cosa che ho fatto è appunto cercare di limitare questa mia appunto conoscenza cercandola di studiando, e quindi questa è la prima cosa in assoluto che consiglio a chiunque voglia fare un'esperienza all'estero, e in particolare al momento attuale la lingua della scienza, perché appunto è il mio ambito di lavoro, è quello lì. Al momento attuale è l'inglese, quindi si parla di bilinguismo, però io credo che nel futuro, ma neanche tanto prossimo, anzi quasi presente attuale, noi dovremmo conoscere almeno anche una lingua orientale. Una lingua orientale intendo orientale nel senso del cinese e giapponese in particolare, perché secondo me sono loro il futuro sia universitario sia del mondo del lavoro. Per cui oggigiorno, se non io o la mia generazione, ma sicuramente i miei figli o comunque i cittadini, diciamo, prossimi, dovranno sicuramente conoscere anche una lingua orientale perché sarà fondamentale.